Il primo tempo con Costabile, il giocatore di Red Devils, eravate sotto 2-0, grazie ad un tuo gran gol avete raggiunto il 2-2, oggi vi serve per forza la vittoria per sperare nel passaggio del turno. Sì, e siamo sulla buona strada perché stiamo giocando veramente bene, solo che c'è stata un po' di sfortuna nel gol iniziale. Però un po' di sfortuna sicuramente, un po' di disattenzione iniziale, disattenzione, poi sì. Avete preso in mano la partita sicuramente. Sì, 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 speriamo di continuare così, cioè fino alla fine. Bocca al lupo per il secondo tempo. See her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big strong tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power. Chi controllerà, capitano degli arancini, oggi c'è il passaggio ufficiale del turno da parte vostra, che può essere anche dal primo posto, ci sarà il recupero con il Gang Bellen, infatti domenica si deciderà anche chi sarà, chi occuperà la prima posizione. Oggi avete fatto un'ottima partita, avete sofferto per molto tempo sul 2-2, poi siete venuti fuori con un grande gioco palla a terra. Sì, come sempre abbiamo il solito problema che dobbiamo ingranare e sbloccarci. Oggi sul 2-0 abbiamo di nuovo staccato la spina e infatti la partita ha vissuto momenti di stallo e fortunatamente alla fine ci siamo sbloccati. Poi bastava, è bastato un gol.
ci basta l'occasione. Adesso domenica ci aspetta la partita con la Gang, che sicuramente sarà bellissima. Sicuramente le squadre. Viste le partite, vista la partita dell'andata, ci siamo divertiti e ritmo alto, dovremmo stare molto concentrati per tutta la partita, altrimenti. Anche perché sai benissimo che la prima posizione del girone è sicuramente un vantaggio da non trascurare. Sì, infatti puntiamo proprio ad arrivare primi, dato che gli ottavi sono in gara secca ed è sempre un rischio, quando è gara secca può succedere di tutto. Puntiamo quindi ad arrivare subito ai quarti, andata e ritorno più ce la possiamo giocare. Complimenti per la tua partita e in bocca al lupo per la prossima. Grazie.